Noi siamo in sciopero per contestare Apposta che sta spostando i carichi nei partner minori, quindi a basso costo, e noi rischiamo il posto di lavoro. Queste le preoccupazioni di Germano Pedicini, RSA, sul perché della giornata di sciopero con corteo dei corrieri della filiale SDA Poste Italiane dalla sede di Pescara di via Salara Vecchia, attraversando la città per arrivare sotto la sede delle poste centrali in corso Vittorio Emanuele. La manifestazione è stata organizzata dalla CISAL in seguito alla riunione dei rappresentanti sindacali SDA d'Italia. Temono di perdere il posto di lavoro circa 60 occupati e vogliono portare l'attenzione su alcune questioni. Noi siamo ditte appaltatrici, non siamo diretti a SDA. Noi della nostra filiale ne siamo 64, poi ci stanno altre cooperative sia di smistamento e sia cooperative che fanno pescare. Noi facciamo la provincia di Chieti e Chieti. E che cosa chiedete a Poste Italiane? Noi chiediamo almeno l'internalizzazione, perché se loro vogliono fare queste manovre, perché queste sono manovre aziendali, sono manovre da ASPA, ma noi non siamo dei numeri, noi siamo famiglie, siamo persone. Chiediamo a Poste che ci fa l'internalizzazione, quindi poi noi possiamo entrare nella filiera e possiamo lavorare come dicono loro. Fino a quando è che rimaniamo con le ditte esterne? Le ditte esterne facilmente possono scaricarci e lasciarci a casa. Avete paura, insomma, di perdere il posto? Eh sì, perché comunque ognuno di noi, chi ha famiglia, chi vive solo con quello stipendio, quindi comunque per noi è un problema serio che già noi viviamo sempre in allerta, perché cambiano gli appalti ogni 2 anni, quindi noi non accumuliamo TFR. Per esempio io sono 15 anni che sto in SDA, io di TFR ho solo un anno maturato, perché ogni 2 anni vengono cambiate le aziende e quindi noi rimaniamo sempre... che vengono sostituite. Lo stesso Germano Pedicini e Rodrigo Verticelli, commissario CISA dell'Abruzzo, chiariscono: non vogliamo esagerare, ma nel mondo della logistica e dei trasporti, e in particolar modo ciò che riguarda la sfera SDA Poste Italiane, si stanno attuando politiche di lavoro definibili scorrette, che non valorizzano ma anzi declassano, concludono, il patrimonio lavorativo rappresentato dai corrieri.